Perfetto, allora continuiamo molto velocemente. Adesso era previsto l'intervento di Fabrizio Cirilli sul TUF, che purtroppo non è potuto intervenire, ma invece di mandare un filmato ha mandato me, tra virgolette, quindi lo sostituisco io. Allora, vediamo insieme adesso brevemente quali sono standard ISO e modelli che possiamo applicare al mondo dell'ICT, soprattutto relativamente alla sicurezza. Allora, passiamo rapidamente, sul profilo di Cirilli, che non c'è, quindi lo saltiamo. Allora, intanto chiediamoci per quale motivo è necessario adottare degli standard o dei modelli nel mondo dell'ICT. Intanto perché utilizzare dei modelli consolidati ci permette di realizzare dei processi più snelli, più flessibili, che più rapidamente quindi sono in grado di rispondere e alle esigenze del mercato e alle esigenze anche dell'azienda per il quale l'ICT lavora. Ancora, disporre di certificazioni riconosciute da un ente terzo crea valore per l'azienda stessa. Quante volte un'azienda, ad esempio, si certifica con lo scopo poi di poter accedere a bandi di gara? Perché? Perché è un valore riconosciuto da un ente terzo, quindi è un valore in più che certifica la qualità di un processo, di un'attività, della sicurezza delle informazioni di un'azienda. Quindi la certificazione crea anche valore per l'azienda. E ancora, utilizzare degli standard e dei modelli che sono riconosciuti ci permette in qualche modo di andare a riutilizzare le esperienze che altri hanno già fatto per noi, le esperienze che sono state testate. Ancora, ci permette di realizzare dei processi snelli e flessibili che vanno anche, per esempio, ad abbattere dei costi. Perché? Perché magari vanno ad evitare delle attività che sono ridondanti, no? Quindi possiamo abbattere dei costi espliciti e dei costi impliciti, e ancora possiamo fare economia anche sui tempi, quindi essere sempre più veloci nel rispondere alle esigenze, nel caso in cui appunto andiamo ad utilizzare dei modelli riconosciuti che ci aiutano a fare questo. Vediamo qualche standard però e qualche modello di questi che si può utilizzare quindi nel mondo dell'ICT. Intanto partiamo dalla parte alta, quindi dalla parte della governance. Come standard ISO abbiamo la 38500, ma abbiamo anche degli altri modelli. Ne abbiamo già parlato un po' questa mattina, per esempio il COBIT, che è un modello riconosciuto a livello mondiale. O ancora, sempre con gli standard ISO, abbiamo l'ISO 9001 che parla di qualità dei processi, che quindi anche nell'ICT possiamo ritrovare, perché l'ICT è un processo. Ancora, abbiamo standard invece che ci supportano e quali possiamo rivolgersi per l'erogazione dei servizi IT. Lato ISO abbiamo lo standard ISO 20000, l'uno. Lato modelli abbiamo per esempio l'ITIL. Ancora, abbiamo la sicurezza delle informazioni. Dal lato ISO abbiamo la ISO 27001 che si occupa proprio dell'implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni. E poi ne esistono un'altra serie appunto di standard e di modelli che possono avere relazioni con il mondo ICT, come per esempio gli standard che riguardano gli aspetti ambientali, gli standard che riguardano la sicurezza sul lavoro, che riguardano l'etica e il risparmio energetico. Abbiamo rispetto a questi standard anche delle norme, no? A livello nazionale, per esempio sulla sicurezza del lavoro abbiamo una norma, sulle protezioni delle informazioni, soprattutto il dato personale, abbiamo una legge. E tutti questi standard e modelli che obiettivo hanno? Hanno l'obiettivo di andare quindi a sincronizzare gli sforzi e ottimizzare i costi, per rispettare appunto le leggi ed essere sempre più competitivi, sempre di maggior valore sul mercato. Vediamo adesso però tutti questi numeri, tutti questi modelli, tutti questi standard, come si relazionano tra di loro effettivamente nell'ICT per creare valore.
Allora, iniziamo con il dire che l'ICT come l'azienda ha una parte di governance e una parte di produzione. La parte governance, per esempio, può sfruttare come modello il modello COVID, no? Quindi che è dedicato proprio alla parte manageriale dell'azienda, alla parte alta, alla parte dei decisori che vogliono ottenere il maggior beneficio possibile dall'utilizzo dell'IT. E quindi questa è la parte di governance, c'è poi la parte di erogazione del servizio. L'erogazione del servizio potremo utilizzare come riferimento il modello ITIL, che è proprio il modello che ci insegna ad implementare e ad erogare il nostro servizio IT in termini di qualità, sia che lo andiamo ad erogare agli altri settori della nostra azienda, sia che vogliamo erogare il servizio IT ai nostri clienti, quindi nel caso in cui l'IT sia proprio il nostro business core. Rispetto a questo, come si pongono gli standard ISO? Allora, intanto, come prima cosa, parliamo anche nell'ICT di qualità di processi, quindi sia lato governance che lato erogazione del servizio abbiamo dei processi. Processi che devono essere in qualità. L'ISO 9001 non è solo e semplicemente uno standard di gestione documentale, è uno standard che riguarda la qualità dei processi. Quindi ovviamente sia lato governance che lato erogazione di servizio possiamo riscontrare avere la necessità di avere processi di qualità. Sempre lato erogazione del servizio possiamo fare riferimento, abbiamo detto, al modello ITIL, oppure se vogliamo uno standard internazionale riconosciuto che è lo standard 20.000. Quest'anno è uscita la revisione del 2011. È più o meno la stessa cosa dell'ITIL, solo che è uno standard certificabile e riconosciuto quindi a livello mondiale. Per far dialogare l'area governance, quindi il management con i servizi, con i processi, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno sicuramente di informazioni. Informazioni che, soprattutto se sono relative al business, sono estremamente delicate, no? E sempre maggiormente le aziende hanno la necessità di andare a proteggere appunto queste informazioni. In questo, sempre lo standard ci viene incontro con una norma che è la ISO 27001, attualmente del 2005, che è proprio lo standard che detta i requisiti che devono essere soddisfatti per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Nello specifico, questo standard è uno standard molto coerente con la ISO 9001, quindi con lo standard di qualità dei processi. Perché? Perché intanto entrambi, quindi sia la 27001 che la 9001, parlano di processo. Entrambi parlano di elementi di misurazione, indici di misurazione. Entrambi parlano di miglioramento continuo. Entrambi parlano di gestione documentale. La 27001 in realtà ha un peso documentale molto inferiore rispetto alla 9001, però entrambi si basano su un discorso di gestione documentale. Questa loro forte relazione, forte coerenza permette anche di realizzare delle certificazioni integrate, ISO 9001 e ISO 27001. Perché? Perché hanno appunto diversi punti di incontro. Approfondiamo un po' meglio adesso questa che è la ISO 27001. Allora, la ISO 27001 appartiene a una famiglia molto ampia, che è la famiglia della 27.000. Come tutte le famiglie, diciamo che ha i suoi modi di dire, i suoi termini che vengono riutilizzati. Esiste per questo un glossario che si trova all'interno della ISO 27000 e che contiene tutti i vocaboli e tutti i termini che vengono ripresi dagli altri standard della stessa famiglia. Capostipite della 27000 e la 27001, che abbiamo detto è proprio lo standard che va a dettare i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Cosa ci aiuta a fare questo standard? Questo standard ci segue passo passo nella pianificazione, nell'implementazione, nel monitoraggio e nel miglioramento del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Attenzione che io parlo di informazioni, quindi mi sto astraendo dal supporto sul quale l'informazione si trova. Questo è uno standard che è relativo sia all'informazione sul supporto informatico, sia all'informazione così come si trova sul supporto cartaceo. E ancora parla di sicurezza a tutto tondo, non solo ed esclusivamente protezione del dato, ma parla di riservatezza, integrità del dato e disponibilità del dato, quindi non devo solo proteggerlo, devo essere sicura anche di avere il dato disponibile nel momento in cui ne ho bisogno. Proprio per questo la famiglia è estremamente ampia. Vedremo adesso a che cosa servono tutti questi altri standard che abbiamo all'interno della famiglia. Quindi con la 27001 abbiamo i requisiti da seguire. Lì dove ho dei dubbi, per esempio in fase di pianificazione, uno dei requisiti che devo soddisfare è, ad esempio, la valutazione del rischio. Lì dove ho dei dubbi al riguardo, esiste un altro standard della famiglia ISO 27000 che mi aiuta ad approfondire il tema, nello specifico è la ISO 27005, che tratta di risk management. Oppure ancora, la ISO 27001 che mi segue, abbiamo detto, e mi guida passo passo nella realizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, mi indica anche quelli che sono i controlli che io devo mettere in atto nel momento in cui voglio andare a contrastare un problema di sicurezza. Nello specifico a riguardo è estremamente importante l'annex A, quindi l'allegato A, un allegato informativo dello standard 27001, che mi va ad elencare tutti i 133 controlli che io devo valutare e mettere in atto per raggiungere gli opportuni livelli di sicurezza. Ma anche in questo caso, se io dovessi avere dei dubbi su quello che leggo nell'annex A, come mi muovo? Esiste un altro standard che è la 27002 che mi permette di andare a approfondire gli argomenti. Addirittura, per farvi capire come sono legati tra di loro gli standard di questa famiglia, hanno gli stessi riferimenti numerici. Se io guardo il controllo A11 dell'annex A della 27001, si chiamerà controllo A11 anche sulla 27002, quindi ho proprio un riferimento uno ad uno. Come vedete, la famiglia è sicuramente molto ampia. Una parte è già conclusa e rilasciata, che sono gli standard che voi vedete qui indicati in blu. Un'altra parte invece sono in via di definizione, in via di stesura, che sono quelli che vedete indicati in rosso. Per esempio, si sta lavorando sul cloud con la 27017, che è un po' più nuovo come tema e quindi di conseguenza ancora lo standard è in lavorazione. Esistono degli standard specifici di settore, per esempio in grigio la 27033, che è uno standard che riguarda la sicurezza delle reti. Attenzione che di tutto questo l'unico standard certificabile è la 27001. Gli altri sono standard di supporto alla 27001 per andare ad affrontare, approfondire meglio temi che ci sono poco chiari. Abbiamo visto quindi, no, la famiglia è molto ampia, il sistema è può essere complesso, può sembrare difficile muoversi in questo ambito per capire come realizzare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. È importante però capire che quello che dobbiamo fare è partire da una via, quindi da un'analisi degli impatti sul business in caso di incidente. È necessario parlare anche e riflettere sui ritorni degli investimenti sulla sicurezza informatica, quindi con il ROSI. Quando parliamo di sicurezza informatica, l'abbiamo detto, parliamo di gestione del rischio, ma dobbiamo anche parlare di tutto quello che è il contorno. Abbiamo parlato di riservatezza, integrità e disponibilità e quindi non possiamo non prendere, per esempio, in considerazione quella che è la continuità del business e quindi esiste lo standard ISO che ci supporta nella continuità del business. Non possiamo parlare di sicurezza se non abbiamo gli strumenti per ripristinare e recuperare dati che sono stati danneggiati o che sono stati persi.
E ancora, se vogliamo parlare di sicurezza, ovviamente dobbiamo anche parlare di prevenzione sugli incidenti e di contrasto e gestione dell'incidente. Quindi vedete, il contesto è certamente molto ampio ed è necessario sapersi muovere all'interno di questo contesto, calcolando che nel momento in cui però si va ad improntare un sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni, non si va ad affrontare su tutta l'azienda, no? È un sistema complesso che richiede degli sforzi e quindi è opportuno andare ad applicarlo solo su quelle che sono le informazioni core, le informazioni veramente importanti per la vita dell'azienda. La 27001 è, abbiamo detto, certificabile, anche se in realtà per avere la sicurezza posso leggere la norma e gli altri standard di riferimento, cannibalizzarli e crearmi la mia sicurezza. Potrei non aver necessità della certificazione, okay? Potrei raggiungere livelli di sicurezza adeguati senza essere certificato. La certificazione mi dà degli elementi in più, ad esempio, lo abbiamo detto, mi permette di accedere a bandi di gara. Perché? Perché un ente esterno certifica la mia corrispondenza a quello standard. Vediamo un attimo come siamo messi in Italia rispetto alla certificazione. In Italia abbiamo circa 6 milioni di aziende censite. Di questo, come vedete dai dati, il grosso della certificazione è sulla qualità, quindi sulla ISO 9001. Successivamente abbiamo un discreto numero di aziende certificate sulla 14001, quindi sugli impatti ambientali. Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, invece, se vedete, abbiamo solo 341 siti certificati, solo 130 aziende su 6 milioni, 130 aziende su 6 milioni in Italia e rispetto alle 7.000 aziende che invece sono certificate in tutto il mondo. Quindi vedete che la certificazione vera e propria sulla sicurezza in Italia è molto marginale ed è ancora più marginale se andiamo a parlare di ISO 20.000, quindi di erogazione del servizio. Solo in Italia solo 3 aziende sono certificate ISO 20.000 per l'erogazione del servizio. Chi è che certifica le aziende, la corrispondenza delle aziende agli standard ISO? In Italia Acredia è la realtà, l'ente che può dire quali sono le aziende che sono in grado di certificare i vostri standard, la vostra aderenza agli standard. Qui abbiamo riportato le aziende che in Italia possono certificarvi come ISO 27001, quindi sono gli enti certificatori riconosciuti da Acredia in Italia appunto per la 27001. Ovviamente molti di questi sono in grado anche di riconoscervi la certificazione, per esempio sulla qualità, sulla 9001, piuttosto sull'erogazione dei servizi stessi.